Siamo in compagnia di Franco Crispino, ideatore e organizzatore della rassegna Settembre Culturale al Castello, nonché presidente della Commissione Cultura del Comune di Agropoli. Allora, questa sera in Piazza delle Mercanzie ad Agropoli, la presentazione in anteprima di quelli che saranno i 24 appuntamenti che caratterizzeranno la kermesse culturale che ormai dura da 12 anni. Sì, quest'anno siamo alla 12ª edizione, quest'anno è dedicata alla tradizione del passaggio di San Francesco d'Assisi nella nostra città. E questo fa sì che il numero degli appuntamenti sia ancora maggiore rispetto a quello che citavi tu, perché abbiamo avuto proprio nella giornata di ieri l'adesione dell'arcivescovo di Benevento, il quale è il massimo esperto e studioso oggi su San Francesco d'Assisi, che verrà a presentare un suo lavoro il 26 di settembre. Poi avremo, questo ci è stato segnalato da Don Carlo Pisani, il parroco della parrocchia di San Pietro e Paolo, poi avremo la data ancora non è stata stabilita perché il libro esce a metà del mese di settembre. Ferrero, che è stato per tanti anni il direttore del Salone del Libro di Torino, segnalato dalla casa editrice Einaudi, presenterà anche lui un suo lavoro su San Francesco d'Assisi. Un parterre di ospiti davvero di tutto rilievo, a partire insomma da Chiara Francini, insomma si inizia con Diego De Silva, c'è anche Kim Rossi Stewart. Quest'anno penso che abbiamo alzato un po' l'asticella rispetto agli altri anni, cercando di accontentare un po' tutti i gusti, perché si va dagli scrittori puri, quali può essere Diego De Silva, Maurizio De Giovanni, a personaggi del mondo dello spettacolo che hanno scritto dei libri, perché la rassegna è dedicata al libro e alla lettura, e quali Kim Rossi Stewart, Chiara Francini, che ormai esula un po' anche dal mondo dello spettacolo, è diventata una vera e propria scrittrice. Posso assicurare, ogni serata ha un suo particolare momento di altissimo livello culturale. Avremo anche Chiara Maci, che è la nostra concittadina nata ad Agropoli, nota giornalista enogastronomica, insieme al suo compagno, il famoso chef Filippo Lamantia. Ma basta scorrere le immagini qui alle nostre spalle per vedere un parterre veramente ricchissimo di personaggi. Avremo Crepè, per quanto riguarda la politica avremo l'ex ministro dell'interno Marco Minniti, l'ex presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, e avremo Roberto Maroni, che dire, avremo Daria Colombo, che è la fondatrice dei Girotondi, assessore alle politiche sociali del Comune di Milano, nonché la moglie di Roberto Vecchioni, probabilmente sarà accompagnata anche dal marito. Quindi un mese di settembre veramente interessante, che fa sì che la nostra rassegna, ormai conosciuta in tutta Italia, abbia travalicato ampiamente i confini della regione Campania. Non ci resta che invitare tutti i telespettatori per il 31 agosto e magari rimarcare l'orario per insomma, lo start delle serate. Sì, fino all'8 di settembre con Ludovica Casellati, che è la figlia del Presidente del Senato, avremo come orario le 20 e poi dopo l'8 di settembre alle 19. Anche quest'anno arriviamo a settembre, questo evento che ripetiamo ormai da tantissimi anni si rinnova e porta ancora tanto interesse alla nostra città, quindi siamo felici e orgogliosi oggi qui a presentare insomma la rassegna di quest'anno. Come avete visto dalla presentazione, tante novità, autori che ritornano, insomma un percorso sempre in evoluzione che ci consente veramente di portare ad Agropoli a settembre tanto interesse, perché come sapete l'obiettivo è sempre lo stesso, quello di unire la cultura al turismo, all'accoglienza, all'interesse per la nostra città, a far conoscere Agropoli. Questi sono i temi che ci sono cari e per cui lavoriamo con grande impegno, e anche quest'anno credo che il risultato sia eccellente. Naturalmente non posso non ringraziare Franco Crispino, il nostro consigliere delegato alla cultura, che sono tanti anni che lavora su questo progetto, e con lui ci siamo presi tante soddisfazioni, a lui un ringraziamento particolare.